Eccoci qui, benvenuti, sono Marco Luzzo, fondatore di Soluzione e sono qui con Norino, nostro cliente, e Ramona. Ok, benvenuti ragazzi. Grazie, grazie. Allora, intanto, prima di immergerci nella nostra chiacchierata, partiamo con il nostro classico brindisi. Ci sosteniamo. Olè! Via, che apertura professionale, ragazzi. Eccoci qui, possiamo brindare al nostro lavoro. Quindi, innanzitutto, vi chiederei di raccontarci un po' appunto di cosa vi occupate, ok? In modo tale che creiamo un po' di contesto anche per chi ci guarda da casa e poi entriamo un po' nel dettaglio del lavoro che abbiamo fatto insieme. Allora, noi ci occupiamo di bellezza in sé, in particolar modo di tutto quello che è la parte dei capelli, del benessere dei capelli, dell'aspetto emotivo che può creare una chioma. Difatti non a caso il salone si chiama Norino Extension Milano, quindi della serie siamo assolutamente specializzati nel settore delle extension. Per fortuna ormai dicono gli altri, almeno godiamo di un buon nome, di una buona diffusione. Abbiamo vinto più volte il primo premio internazionale nel settore, primi in Italia dal 2012, ma in particolar modo quello di cui ci occupiamo è appunto della donna, delle sue sfumature umane e nella parte dandole tramite l'estetica. Ramona è campionessa proprio al riguardo di estetica e di profusione dell'estetica. Scherzi a parte, cioè nel senso abbiamo in particolar modo ci occupiamo nel settore degli allungamenti, siamo assolutamente molto specializzati al riguardo, quindi entrando anche in fattori, anche in punti molto più delicati. Quindi non solo del fattore Claymore, ma spesso arriviamo anche ad altri fattori che possono essere i diradamenti, quindi passando da micro o diciamo così medie problematiche o disagi fino ad arrivare a disagi vero e proprio che possono essere una alopecia androgenetica, quindi diamo assistenza alla persona in totale diradamento. Quindi questo lo facciamo ovviamente con il nostro metodo sì. Norino, quindi lo facciamo al di là del fattore di competenza tecnica, abbiamo anche imparato e sviluppato delle tecniche proprio ideali per far mettere la cliente a proprio agio, ma soprattutto arrivare a tirare fuori quell'impatto emotivo, tirare e strappolare quell'emozione in modo che noi riusciamo a lavorare sulla sfera emotiva della cliente, quindi in modo non solo non è semplicemente estetica, ma è anche proprio un benessere psicofisico proprio esatto. All'interno della persona. Non è un caso se poi il libro alla fine l'abbiamo intitolato Il parrucchiere delle emozioni, no? Che poi è particolarmente appropriato. La cosa quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, mi ricordo la prima consulenza che abbiamo fatto, la cosa che mi aveva colpito maggiormente è come riuscivi a coniugare appunto diversi aspetti, nel senso che da una parte tutta la parte glamour e più, se vogliamo, fashion legata all'immagine tipica di questo mondo nel quale sei all'apice, perché poi avendo vinto appunto da anni un premio a riguardo, per cui diciamo che la presidi in maniera importante, no? E allo stesso tempo quindi all'interno del tuo lavoro c'è una parte quasi più, non dico che sfocia nel medico, però è molto più legata invece a delle situazioni più complesse appunto, delle quali appunto stavi iniziando anche a parlare. Come sei riuscito a coniugare, cioè come riesci a coniugare all'interno del tuo lavoro avere a che fare con delle situazioni così distanti all'apparenza tra loro? Bravo. Come la vivi, ecco? Sì, sono distanti all'apparenza, perché poi in realtà ogni donna dietro a quell'apparenza c'è proprio una situazione di benessere o di forza. Chiunque ovviamente, tu immaginati una sposa, quindi è il glamour per assoluto, però ovviamente già penso un anno prima a come sarà l'acconciatura, se non addirittura inizia a pensarci da quando è ragazzina. Quindi ecco che non è semplicemente un'apparenza momentanea. Quindi immaginati tu dietro alla bellezza che può dare una chioma, c'è quella forza, immaginati tu che cosa può accadere se viene meno o se viene a mancare parzialmente. Quindi ecco che per me il compito è sempre quello, cioè nel senso il fine è sempre di riportare a quel benessere, quindi di avere una bella chioma e di sentirsi effettivamente viva, forte. Quindi certo. Questo è il vero tramite. Quindi mi viene immediato a rapportarmi, anzi, dove c'è tanto, ovviamente è molto facile, molto bello. La mia presenza è importante proprio nel momento in cui abbiamo bisogno di dare questo
questo aiutino, chiamiamolo così, tra virgolette, estetico, o meglio di tirare fuori. È un po' come effettivamente già c'è, la bellezza già c'è all'interno della donna, basta semplicemente tirarla fuori con alcuni accorgimenti. Bello. Una domanda che pongo spesso appunto all'interno di questo format, perché poi alla fine è un elefante nella stanza del quale non si può non parlare. Com'è cambiato il lavoro negli ultimi 2 anni rispetto al periodo precedente? Quali sono delle cose che hanno impattato maggiormente e anche dei cambi che tu vedi nella clientela, insomma, come è impattato su quelli che sono le tue clienti? Sì, il cambio è stato veramente tantissimo. Per fortuna noi siamo cresciuti umanamente tantissimo, quindi abbiamo avuto modo di poter vedere anche come si sta evolvendo e come probabilmente si evolverà ancora. Prima ovviamente era pura estetica, quindi prima avere un allungamento era pura estetica. Ora invece inizia a essere quasi un piacere e quasi quella coccola che viene assolutamente ricercata. Giusto ieri parlavo con una cliente e mi diceva: è da 2 anni che sono davanti a un PC e non ho più benefici nella vita, nel senso non ho più piaceri. Quindi invece in questo caso il fattore di tornare, iniziare di nuovo a essere bella, a coccolarsi, quindi è una forma di ripresa verso se stessi e quindi dà una spinta di fiducia proprio in se stessi, è come una forma di ripartenza, la vedo in questo caso. Quindi sì, sì. È cambiato, devo dire, tanto, ma ci sono tante cose belle che stiamo nello stesso vivendo. Chiaro. In questo momento tu sei un nome importante, no? All'interno del tuo settore, in particolare in ambito Lombardia, stai aprendo un nuovo, o sei presente su Milano, o stai aprendo un nuovo salone su Bergamo, mi dicevi poco fa, sì. Insomma, quindi in una fase di espansione. Cosa ti ha portato a raggiungere questa posizione? Cioè, quali sono come avete acquisito clienti fino a questo momento? Cosa avete fatto in termini promozionali? Quanto conta per te la promozione e invece quanto conta quello che poi fate all'interno del salone, quanto questo ha portato un passaparola, come sono bilanciate queste attività? Grazie questa domanda. Devo fare appena appena un passettino indietro. Certo. Io della serie non davo grandissima importanza ai social ed sbagliavo alla grande. Dopodiché invece ho iniziato a rendermi conto del potere e della potenza che ha la comunicazione anche attraverso i social. Nel 2017, quando abbiamo vinto il primo premio internazionale, eravamo di fronte a 600 dei più prestigiosi saloni al mondo, ed eravamo appunto io insieme a lei, insieme a Ramona, lì ci siamo, lungo quella gradinata sono nate veramente tanti discorsi nella nostra mente, come andare avanti e come effettivamente poi comunicarlo anche alle persone. Noi eravamo i campioni del mondo, siamo i campioni del mondo, e adesso come facciamo a farlo sapere agli altri? È stato un momento di epifania quasi. Quindi, ok, adesso. Quindi da lì piano piano ovviamente abbiamo iniziato prima nella forma amatoriale, come immagino tanti, poi dopo abbiamo iniziato a capire che ognuno ha un... ci sono proprio delle figure, dei professionisti per l'appunto, certo. E che bisogna rivolgersi sempre al meglio e al massimo. La pandemia in questo caso mi ha dato il tempo di studiare, di poter fare tanti webinar, di poter conoscere anche Marco tramite un webinar, e da lì ho iniziato sempre più ad approfondire fino a quando poi mi sono affidato ovviamente a dei seri professionisti per aiutarmi in questa impresa. Insieme abbiamo realizzato questo libro, no? Appunto Il parrucchiere delle emozioni, di cui parlavamo poco fa. Come hai vissuto la creazione di questo libro? Intanto come ti aspettavi che le cose andassero in questo modo? Sei soddisfatto del lavoro? Hai delle considerazioni da fare a riguardo, insomma, anche sullo strumento libro poi, no? Che poi prima parlavamo appunto di come utilizzarlo, eccetera, facevamo delle riflessioni che magari non trovano troppo posto adesso in questo, però parliamo un po' del libro come strumento. Allora, ovviamente la partenza iniziale c'è una parte che è quasi poetica, quindi ovviamente c'è proprio l'emozione, no? L'idea di scrivere un libro finalmente. Effettivamente quante volte ci viene in mente, chissà quante storie conosco, quante ne ho viste, quante ne ho fatte, potrei scrivere un libro. Ecco, allora lì si è presentata Silvia e quindi da lì abbiamo iniziato un percorso insieme
devo dire stupendo, grazie a voi. Quindi nella fase di preparazione già iniziavamo a capire che emergevano tantissimi aspetti. Nello scrivere il libro effettivamente sono cresciuto anch'io, siamo cresciuti anche noi, perché ti aiuta anche a riflettere di quello che hai fatto, di quello che stai facendo, e ti dà anche la strada di come sarà, dove andrai. Quindi è come se avesse una direzione anche allo stesso tempo. Quindi sotto questo punto di vista già mi ha aiutato tantissimo. Feedback ovviamente è ancora un prodotto giovanissimo, certo. I feedback sono assolutamente emozionanti, arrivano dei messaggi da parte delle persone che resti veramente... ti dà quella forza in più di dire wow, siamo sulla strada giusta. E ti paga. Quindi, anche sì, quello. Sì, assolutamente. Come lo state veicolando al momento? Lo state consegnando ai vostri clienti? Al momento, fino ad ora, ritorno a dire, è giovanissimo, quindi l'abbiamo dato mirato solo a delle persone che in questo momento... ovviamente mi faceva piacere perché in qualche modo sono all'interno delle storie del libro. Anche se devo dire che all'interno delle storie del libro ci sono tutte. Certo. Ci sono tutte. Sì. Quindi abbiamo iniziato così, ovviamente da una parte bisognava pure iniziare. Piano piano ora inizieremo con tutta una serie di strumenti, di azioni, di divulgazione. È un'altra sorpresa che in questo momento mi riservo assolutamente, di dire, perché in qualche modo avevo accennato. Assolutamente. Ramona, voi cosa fate insieme? Cioè, raccontaci un po' il tuo ruolo all'interno dell'azienda, insomma. Praticamente a inizio, quando ho conosciuto Norino, diciamo, il mio percorso era un po' standard, no? Una volta che ho scoperto quello che fa, poi la sua energia, la sua passione, il suo lavoro ce l'ha trasmessa a noi e tutti i giorni ci dimostra e ci dà questa forza di andare avanti e cercare sempre di rinnovare. Con la nascita del libro, tutte le sue esperienze, cioè, perché alla fine abbiamo vissuto un percorso insieme, in questo libro mi ritrovo anch'io come altre tantissime donne, perché c'è una piccola parte di tutti noi che trasmette, cioè ti ritrovi in qualche modo dentro. È bello perché nel momento che io ho letto mi sono sentita come se io sono là e esisto, come credo che tutte le clienti si ritrovano, cioè è la voce che trasmette a tutti, no? Poi la sua passione nel suo lavoro, anche ora sentendolo, cioè ti trasmette, poi è dolce, no? È dolce con questo suo modo di essere, ci dà la forza e ogni volta che abbiamo bisogno lui c'è sempre per aiutarci e per darci la forza e poi ci crede in noi. Ci dà, se noi abbiamo bisogno, lui c'è sempre, che ci spinge a seguire i nostri sogni. Bello, sono parole fantastiche, insomma, poi descrivono proprio il leader in questo momento qua, no? E da questo punto di vista ti voglio fare un'altra domanda, perché io ho a che fare con tanti imprenditori in questo momento che purtroppo in tanti sono paralizzati, no? da ciò che sta succedendo, cioè c'è un grande clima di incertezza, c'è una grande paura verso il futuro e quindi anche giustificata chiaramente purtroppo, no? Da ciò che stiamo vivendo e dalla gestione, per cui ci sono persone che dicono cavolo, non so se domani sarò aperto, sarò chiuso, se ci fanno lavorare, non ci fanno lavorare e quindi chiaramente rimangono poi paralizzati, che secondo me è la cosa peggiore. Io quindi da una parte è chiaro che ho una grande empatia e comprensione nei confronti di queste persone, dall'altra il tentativo è sempre quello di dare una scossa e di dire dobbiamo concentrarci su ciò su quale abbiamo il controllo e non su quello che fanno gli altri, perché su quello ci possiamo fare ben poco. Quindi non posso che essere contento quando una persona come Norino mi dice non solo siamo presenti su, ma stiamo in questo momento aprendo un salone a Bergamo, no? Cioè è un'operazione in controtendenza, al posto che rimanere paralizzato, rimanere in difesa, eccetera, andare all'attacco e dire no, io continuo a sviluppare proprio in questo momento perché non c'è alternativa, no, da un certo punto di vista, o comunque è la strada che ritengo giusta. Cosa ti senti di dire, insomma, anche a colleghi non del settore in generale? Cioè, da questo punto di vista, qual è stata la tua visione a riguardo e come la stai vivendo, cosa raccomandi anche? Anche nel libro è scritto,
La mia filosofia è che in qualche modo la soluzione esiste sempre. Quindi bisogna cercarla. Nulla è regalato, non sono rose e fiori, assolutamente. Però bisogna mettersi lì e andarla a cercare la soluzione. Spesso la difficoltà genera e crea quell'intuizione, qualcosa che il piglio, che dice ok, prova, faccio il tentativo, provo, vado lì, vado a vedere, e poi invece ecco che si dimostra essere assolutamente vincente. Dal primo lockdown abbiamo fatto tantissimo, abbiamo fatto un sacco di webinar. Chi le aveva mai fatte? Cioè, non avevo minimamente idea di come fosse un microfono, un filo. I primi erano terribili, poi piano piano siamo sempre più affinati, abbiamo iniziato a capire. Invece lì siamo usciti dal primo lockdown, quando abbiamo riaperto con un 30% di persone in più. Mm-hmm. Questo ci ha dato la forza, fantastico. Ci ha fatto capire che effettivamente possiamo, si può fare, ci sono delle soluzioni, vanno viste, vanno percorse, vanno battute. Ritorno a dire, non è facile perché nulla è scontato, però del resto noi, o qualsiasi imprenditore sa che nulla è regalato, nulla è facile, nulla è regalato, però la soluzione c'è in qualche modo, bisogna andarla a cercare, bisogna andarla a cercare, quindi non fermarsi, ma ostinarsi, anzi andarla a chiappare, perché da qualche parte assolutamente. Dicevi appunto che durante il lockdown hai avuto modo, no, come le persone, ci sono due tipi di persone, sono le persone che sono fatte scoraggiare, eccetera, le persone che al netto, senza negare il problema, eccetera, però hanno detto ok, cosa posso fare in questo momento, e tu hai trovato appunto nelle chiavi e mi dedico ai contenuti. Da una parte inizio a consumare contenuti che possono essere formativi, che mi possono far scoprire altri strumenti da testare, dall'altra parte comincio a produrli in maniera molto più concreta, molto più costante rispetto a prima. Dici, prima chi cavolo sapeva cos'era un microfono, adesso quasi viene spontaneo. E poi l'altra cosa interessantissima che hai detto è che inizia che fa tutto schifo e pian piano invece vedi la linea di apprendimento e i contenuti iniziano a fluire meglio, tu impari, riesci a parlare meglio, eccetera, eccetera. Riuscirai, o in che modo hai deciso di coniugare continuare a produrre dei contenuti con una ripartenza al lavoro? Perché ti chiedo questo? Perché una delle problematiche poi alla fine che ci troviamo ad affrontare è che l'imprenditore a livello italiano, soprattutto il piccolo medio imprenditore, nasce come una persona, e tu sei anche la dimostrazione, un'eccellenza nel proprio settore, no? In termini di, dà tantissima attenzione al prodotto, al servizio, al saper fare bene quello che si fa, e molta poca all'aspetto promozionale, quindi all'aspetto di comunicazione, eccetera. Quello da una parte va bene perché produciamo delle eccellenze e sappiamo fare molto bene il lavoro, no? Dall'altra parte un grande limite, perché rispetto magari a dei modelli anglosassoni o comunque ad un altro approccio all'impresa un po' più consapevole e maturo da un certo punto di vista, c'è sempre stata poca attenzione alla parte di comunicazione, perché uno dice vabbè, tanto comunque se io sono bravo le cose bene o male finiranno lisce, no? E non è così. Ok, quindi in che modo hai deciso di provare a coniugare il ritorno all'opera con una continua divulgazione e creazione di contenuti da questo punto di vista? Della serie, quando abbiamo iniziato, come dicevo prima, quando abbiamo iniziato a fare tutti questi webinar, delle prove di comunicazione, dall'inizio non erano belli, però abbiamo iniziato a vedere che la gente li consumava, li apprezzava, ci chiamava, ci facevano le domande. Questo abbiamo iniziato a capire effettivamente il potere che ha la comunicazione e di quanto è importante farlo sapere agli altri. Uno dei miei grandi limiti, quindi parto proprio da dietro, è dalle mie origini modeste, di cui nel territorio si diceva chi si loda si imbroda. Bellissima sta cosa, ma fino a un certo punto. Perché se io ho un prodotto e non lo faccio, non riesco a comunicarlo e a dirlo agli altri, come fanno gli altri a sapere del prodotto, di quello che io posso offrire, del servizio che posso offrire? Quindi allora ho iniziato a togliermi, sto facendo ancora fatica su questa cosa, ma a togliere questo schermo, questo scudo forte, questo peso enorme che è retaggio della mia infanzia, di cultura popolare, e di iniziare a capire che invece bisogna comunicarlo. Poi ovviamente tante cose magari non sono in grado di farle bene, ok? Certo, ci sono dei partner ai quali, a cui mi avvalgo per, è come dire, a casa non sempre riesco ad avere una chioma perfetta e bellissima.
ti rivolgi a un professionista, ti aiutiamo ad avere un look, un sentimento stupendo, ok? Quindi nello stesso tempo anch'io ho iniziato con in forma amatoriale, poi dopo devo dire che più che amatoriale abbiamo avuto anche delle persone, di cui saluto Fatanè, che è spettacolare al riguardo. Ha iniziato anche lei a crescere, ci siamo sentiti l'esigenza di comunicare in modo migliore, in modo più professionale, facendoci aiutare anche dal dottor Marco. No, è fantastico, questo punto a me io ci tengo particolarmente, perché è veramente toccato il punto chiave, no? Che il nostro retaggio culturale ci dice non parlare mai bene, lascia che siano gli altri a parlare bene di te, che è giustissimo da un certo punto di vista, però in termini di marketing chiaramente devi renderti conto che è tua responsabilità l'autopromozione, cioè se non te ne occupi tu, nessuno se ne occuperà per te, ok? Il che non significa che poi non avrai dei testimonial, non avrai del passaparola, se fai le cose bene, certo, le cose arrivano, ma non puoi lasciare le cose al caso, devi cercare di essere proattivo da questo punto di vista. Allora, dicevamo, quindi parlando un po', abbiamo in termini di strumenti, ci siamo dotati del libro, abbiamo fatto dei bei webinar, quali sono altri strumenti che hai utilizzato o stai pianificando di utilizzare, cioè sono nel tuo radar, diciamo, li stai valutando, dici devo fare questa cosa qua? Allora, sicuramente l'aiuto del media buying, anche quello lì sta iniziando a dare dei grandissimi frutti. Ed è come il libro, mi hanno, come si dice, anch'io sono una buona forchetta, l'appetito viene mangiando poi nella serie. Abbiamo iniziato a capire che ci sono veramente tantissime strade e tante strade che stanno funzionando bene. E ovviamente continueremo a percorrere, a batterle e sempre a sperimentare del nuovo. Il media buying è uno strumento che veramente eccezionale da questo punto di vista. Da un altro punto di vista, ovviamente, stiamo sempre continuando con il nostro passaparola, se lo vogliamo, certo, quindi anche quello lì funziona. Stiamo facendo anche altre azioni di marketing con WhatsApp interne, ovviamente. Sì. Quindi stiamo proponendo sempre con la nostra mailing list nostra, quindi con i nostri canali da questo punto di vista. Abbiamo la nostra Stefania che ci coordina per fortuna su dove allargarci, quindi insomma di cose da fare ce ne sono tantissime, mi piacerebbe farle tutte, come dico io però l'importante è iniziare a farle bene, sì, bene, cioè piuttosto che mettere in mani in tante cose fatte male, meglio iniziare graduali e farle bene in modo di performare. Un po' di tempo in più, va bene, però almeno si va avanti sempre e continuamente. Mai fermarsi, mai tornare indietro. Non posso pensare che faccio una campagna o una divulgazione e che abbia effetto. Spesso la persona magari la vede, è un po', resta un po' così, no? La guarda e dice, ma strano, questo qua non ho mai fatto qualcosa del genere. La prima volta la vede, la seconda volta la vede, la terza la chiede, la quarta inizia a dire, ok, inizia a funzionare. Quindi, come si dice, chi alla lunga, piano piano... Sì, è l'importanza della pazienza e della ripetizione. Sì. Nel marketing funziona molto la ripetizione, per far sì che la ripetizione faccia il suo lavoro bisogna avere un po' di pazienza. No? Sono tante persone che si approcciano magari a questi strumenti con delle aspettative anche realistiche in termini di tempo, no? Nelle quali ottenere un risultato. Cioè se ti pensi di accendere le campagne, dopo 15-20 giorni, un mese massimo, trarre delle conclusioni, chiaramente stai facendo... è più come giocare alle macchinette che non fare una campagna poi di marketing, ok? Per cui chiaramente il messaggio è corretto anche da questo punto di vista. Va bene, direi che ci siamo. Avete delle cose particolari che tenete a dire, delle quali volete parlare, delle quali vogliamo discutere? Sì, io volevo prima un attimino presentare la nostra social media manager. Intanto, diciamo, cosa che non si deve è... Quindi raccontaci un po' come si svolge questo lavoro, allora, come vi aiuta appunto a... Bah, quando Fafà è laureata in geologia. Quando è arrivata a Milano praticamente ce la siamo tirata dentro grazie anche alle sue abilità chimiche che conosce praticamente, quindi di fatti non a caso è specializzata in colorimetria. Però abbiamo visto che Fafà, oltre a essere un ottimo chimico colorimetrico alchimista,
È appassionata in un modo forte dei social media, quindi di Instagram in particolar modo. E vedevamo che ha tanti followers. E da lì abbiamo iniziato a dire, ma com'è che tu hai tutti questi followers e noi addirittura come? Ne abbiamo molti meno. Quindi allora abbiamo iniziato a capire, effettivamente abbiamo iniziato a affidare a lei tutto quello che è la gestione delle foto e quant'altro. Fafà ha iniziato ovviamente con niente, con pochissimo, però poi dopo ha avuto un grandissimo sviluppo che tuttora sta avendo un forte crescendo. Tra cui ricordiamo che sta studiando tramite un qualcosa che si chiama Soluzione School. Sì. Bene, ottimo. Quindi raccontaci tu per favore la tua evoluzione. Allora, prima di tutto ti devo ringraziare per questa opportunità. Io dico che io non sono una persona fortunata perché mi sono trovata in posto giusto con persone giuste. Poi, grazie Norina, questa parte di social, diciamo i followers, è stata una cosa, sempre una passione, perché io non ho studiato mai come funziona, eccetera, eccetera. Quello che vedevo magari su parte di social media mi piaceva perché vedevo che funziona in qualsiasi modo, fa presentare il lavoro, soprattutto magari per il nostro lavoro che ha bisogno, che la gente, il cliente ha bisogno di vedere e poi... Esatto. Deve seguire. Ha una forte componente dell'immagine, il vostro lavoro qui su, in particolare Instagram è proprio la piattaforma nativa, tutto sommato, quella che più si presta da questo punto di vista a rendere l'immagine. Esatto, giusto. Piano piano Noreno mi ha dato questa opportunità, diciamo che parte di social, parte di base è stata fatta con Aide di Ramona, anche Noreno. Ho cercato di seguire quelle che sapevo, ho cercato di sapere come funziona di più, andare un pochettino a studiare, anche cioè, giustamente non ero perfetta, non sono perfetta, piano piano anche tramite Soluzioni School, corsi online, seguire un po' di influencer, follower, come funziona, e ce l'abbiamo quasi fatta e sono contenta. Beh, e c'è tanto cosa da fare. Nel dettaglio, per esempio, che frequenza di pubblicazione seguite su Instagram, sul profilo, quante volte pubblicate? Allora, avete tipo un calendario editoriale, tu parti come dire io devo postare due volte al giorno e posterò questo tipo di contenuti, vai un po' più improvvisata, vai un po' più programmata? Da inizio sì, lo facevo perché vedi? Anche lavorando in salone non avevo tanto tempo libero per dedicarmi purtroppo. Cioè. Però ogni canale di social, sia Instagram, Facebook, eccetera, hanno bisogno di un tempistico, in senso che Facebook ha il suo algoritmo, esatto. Instagram, eccetera. Adesso sto seguendo una strada, un metodo giusto che abbiamo studiato insieme con Norino, sia su Facebook e Instagram, anche profilo di Instagram e Facebook tutti sono cambiati. Da inizio magari era un modo che non presentava la qualità di lavoro, quelle che facciamo interno di salone, i video non era il modo giusto, però adesso sì. Vi siete attrezzati meglio. Sì, pubblichi sì. Su base giornaliera? Sì. Cosa fai? Due pubblicazioni al giorno, una? Sì, dipende, su Facebook, perché il canale principale è Facebook, dopo seguo su Instagram. Però sì, tutti i giorni, sia parte di storia, comunicazione con clientela, anche su parte di post che rimane sul profilo. Prediligi la parte di foto e video, come li bilanci? Cioè una foto, un video, più foto, meno video, più video, meno foto? Allora, in quantità sono più foto, più foto che video, però quello che di solito lanciamo sul social è più video, che presenta il lavoro giustamente in tempo limitato, con qualità giusta, con modalità giusta, però è più... Intendi che cioè sul video usiamo più il traffico a pagamento? Non ho capito così. Quello che facciamo più è sponsoring. Esatto, ok, quello, sì, più sì, sul video sì, lo sì, facciamo. Sì, certo, chiaramente le sponsorizzate più sul video, assolutamente funziona molto meglio. Però segue anche uno schema, sia...
sia funzionale che anche estetico. Sì. Quindi anche per avere una visione professionale. Esatto. Quindi alcune cose vengono compensate, cioè quindi se ci sono alcune pubblicazioni fatte in foto e in video, altre vengono fatte tramite le stories. Esatto. In modo comunque da divulgare, da divulgare tutto. Ha iniziato anche, inizialmente erano dei video molto amatoriale anche col fondo acceso, sì, i capelli, allora sei diventata bravissima, c'è la musica di sottofondo, la chiusura. Però sui social poi alla fine molto spesso premiano anche, avete notato che poi premiano anche degli approcci, anche a volte tu dici, vabbè questa cosa è molto amatoriale, no? Però è anche genuina dall'altra parte, è anche reale, no? Il social permette di mixare i due approcci, no? Da una parte puoi fare qualche produzione un po' più che fa vedere che comunque c'è un livello particolare, però molto spesso anche il contenuto molto real, cioè proprio quello che è, funziona molto bene, no? Esatto, esatto, sì sì, sono d'accordo, ci sono algoritmi che, ipotesi, in canali social o danno aiuto anche a per avere più visualità . E anche ci sono momenti che magari anche bloccano, insomma, ipotesi parte di musica o qualità eccetera eccetera. Sì, diciamo sì, che è impegnativo. È impegnativo, sì. E invece la parte di copy che a me è molto cara, no? Nel senso, utilizzate, per esempio, quando pubblichi delle immagini, dedichi tempo alla didascalia, cioè a quello che ci scrivi, oppure più... Sì, soprattutto informazioni, perché giusto che parte di un'immagine, un video, ha questo potere di trasmettere il messaggio che noi vogliamo dare, però ci sono parte di copyright, sì, il testo che noi abbiamo studiato, sì, che è anche non troppo lungo, certo, però con informazioni giuste, anche indizioni su Facebook che porta clienti direttamente sul sito o anche, certo, sul nostro Instagram, tutti sono collegati. Sì. Ottimo, bel lavoro, complimenti intanto. Molto bello, no, anche perché fa comprendere come, sai, molto spesso quando si parla con un imprenditore che opera a livello locale si ha la convinzione che magari non si dice proprio che di queste cose di cui parlate magari può fare un'azienda solo che opera a livello nazionale, eccetera, mentre invece io non riesco, oppure devo fare tutto da solo. Tu sei proprio la dimostrazione che anche a livello locale un'attività può crescere in maniera corretta, può creare il proprio reparto marketing all'interno, ci sono delle persone che si occupano della parte promozionale e poi chiaramente ti avvali anche alla nostra collaborazione su alcuni segmenti, però insomma grazie perché veramente siete un bell'esempio, mi fa piacere dare visibilità e parlare appunto, far vedere delle case history poi di successo, un po' per promuoverci a vicenda, un po' ma soprattutto anche per dare un messaggio di speranza e una visione a chi magari è un po' più bloccato, un po' più fermo in questo periodo, perché come vedete si possono fare tante cose buone, ok? Grazie. Ok, grazie mille ragazzi per essere stati grazie con voi, grazie a tutti per averci seguito, alla prossima. Grazie.